Il Duce premia al Teatro Argentina i vincitori del concorso del grano convenuti da ogni contrada d'Italia. Due raccolti consecutivi, ottimi. Avremo il terzo? Nessuno può dirlo con assoluta sicurezza, ma i rurali italiani lo meriterebbero. Intanto, mi piace annunciare che gli attuali prezzi del grano rimarranno immutati anche per il raccolto del 1900. Ciò in coerenza con le nostre direttive intese a stabilizzare i prezzi dei fondamentali prodotti agricoli. Come vedete, la nostra politica rurale segue inflessibilmente il suo corso. Bonificare le terre, aumentare il reddito, migliorare le sorti degli agricoltori e dei lavoratori, conservare all'Italia una forte massa rurale che abbia l'orgoglio di vivere sulla terra, di lavorare in Italia e in Africa la terra, di conservare e tramandare le virtù intrinseche della razza e che sia pronta a difendere con le armi questa terra oramai identificata storicamente, fisicamente, moralmente con la patria.